Isola 2018, ecco la prova definitiva che incastra Francesco e scagiona Eva. Il nuovo audioshock sembra mettere finalmente fine alla vicenda del Cannegate. La vicenda relativa al Cannegate, verificatosi all'Isola dei Famosi in Honduras, continua a tenere banco con nuove e importanti rivelazioni da parte dei protagonisti. Nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio 2018, abbiamo assistito alla macchina della verità alla quale è stata sottoposta a cancelletto Eva Enger con un risultato che molti non si sarebbero mai aspettati: l'ex star a luci rosse ha superato ampiamente il test. La notizia di giornata, però, non riguarda il fatto che Eva Enger abbia ampiamente superato il test, ma si concentra sul nuovissimo audio inedito, video, ascoltato solo ed esclusivamente da Barbara D'Urso, il quale sembra incastrare definitivamente l'ex tronista di Uomini e Donne, cancelletto Francesco Monte. Cosa contiene l'audio inedito? L'audio, portato da Eva Enger e consegnato a Barbara D'Urso, è stato letteralmente definito shock dalla conduttrice, la quale, dopo averlo consegnato a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, ha dichiarato: "Posso dirvi che l'audio in questione portato da Eva Enger è un'ulteriore testimonianza contro Francesco Monte, video, che conferma dunque la versione dei fatti finora riferita dall'ex naufraga". Non posso dirvi chi sia la persona in questione, ma vi assicuro che non si tratta di Chiara Nasti. Voglio che Striscia faccia ascoltare l'audio ad Alessia, che reputo una persona veramente intelligente, la quale poi possa approfondire il tutto nella puntata di martedì. La domanda che tutti i fan ora si pongono è: cosa contiene realmente quell'audio e soprattutto chi è il protagonista di tutto ciò? Per il momento non abbiamo risposte, ma dobbiamo aspettare la puntata di questa sera di Striscia la Notizia o direttamente la puntata dell'Isola di martedì. Cecilia è la frase che non passa inosservata. Mentre Barbara era intenta ad ascoltare l'ormai famoso audio inedito, Cecilia, convinta di non essere inquadrata e tanto meno ascoltata, voltandosi verso Nadia Rinaldi ha dichiarato: "Potrebbe trattarsi della telefonata con la ex?". La frase non è sicuramente passata inosservata al pubblico a casa e a Striscia la Notizia, che ormai continuerà la sua indagine fino ad arrivare a scoprire cosa è realmente accaduto in Honduras nei giorni precedenti lo sbarco sull'isola deserta. I fan ormai sono sempre più curiosi di capire cosa sia realmente accaduto e la domanda che ora ci facciamo è: se dopo tutte le accuse, le minacce e le frasi sconvolgenti delle contro di lei, Eva avesse realmente ragione? Sarebbe davvero un gran colpo di scena.